Come scegliere la squadra giusta per la nuova stagione? 10 consigli facili per fare la scelta giusta e non rimanere delusi. Se il video vi piace, mettete un like, seguite il mio canale YouTube e cercatemi anche sugli altri social. Magari non siete iscritti a una squadra sportiva, a una ASD, cioè Associazione Sportiva Dilettantistica. Pensate di farlo perché avete dei vantaggi dal punto di vista assicurativo, organizzativo e conoscete un sacco di gente nuova. Alla fine del video vi dico anche due parole sulla mia squadra, che è la Rodman Azimut Squadra Corse, e vi dico perché l'ho scelta. Consiglio numero 1. Capite qual è la vocazione della squadra che prendete in considerazione. Tutte le squadre sui loro statuti scrivono che vogliono propagandare la bici, dare una mano allo sport e tante belle cose. In realtà ogni squadra ha un pochino una sua anima. Ci sono squadre che si dedicano di più alla mountain bike, al mondo della strada, squadre che all'interno del mondo della strada si dedicano di più alle gran fondo piuttosto che alle gare a circuito, piuttosto che alle randonnée. Squadre di gente che semplicemente sono amici e si fanno dei giri insieme. Capite che cosa volete fare e qual è la vocazione delle squadre che prendete in considerazione. Punto numero 2, l'organizzazione. Una squadra che funziona bene è una squadra che è organizzata. Ci sono dei referenti, delle persone a cui fare riferimento se dovete parlare dell'abbigliamento, ad esempio c'è una persona che si occupa del sito internet, una che si occupa dei rapporti con gli sponsor, una che si occupa delle gare e così via. Una squadra ben organizzata vi facilita la vita, non avrete brutte sorprese, saprete con chi parlare e avrete sempre delle risposte. Punto numero 3, importantissimo, i benefit. I benefit sono delle agevolazioni economiche che le squadre danno agli atleti. Uno dei ruoli delle ASD è proprio quello di facilitare lo sport, quindi di dare qualche cosa agli atleti che gli permetta anche economicamente di poter fare sport in modo più facile. Il benefit più comune sono le divise. La squadra vi dà una divisa gratis oppure scontata, ma molto spesso le squadre danno anche abbigliamento in generale a gratis oppure scontato, hanno degli sconti su integratori con magari dei produttori del territorio. Hanno degli sconti sulle biciclette, sulle componenti e possono avere degli sconti anche con centri sportivi, centri medici convenzionati. Un altro benefit importante è l'assicurazione. L'ASD permette ai tesserati di stipulare un'assicurazione in caso di infortuni in gara o in strada. Ci sono assicurazioni diverse, datele un'occhiata, ma valutate bene quali sono i benefit che la vostra squadra vi offre. Punto 4. I servizi. Una squadra vi deve offrire dei servizi che siano utili. Come iscriversi alle gare in modo semplice, come avere un'assistenza magari in gara, come fare facilmente una visita medica e tutta una serie di conoscenze ed esperienze che i membri di quella squadra devono avere e devono mettere a disposizione degli iscritti. Punto 5, gli eventi. Le ASD molto spesso organizzano degli eventi, sia legati alla bici, gare, randonnée, ciclostoriche, cicloturistiche, che legati non al mondo della bici, castagnate, raccolte benefiche, qualsiasi tipo di cosa. Ci sono delle ASD che ne organizzano tanti, delle ASD che ne organizzano pochi. Cercatene una che vada d'accordo con quello che è il vostro modo di essere, ecco. Se vi piace partecipare a questo tipo di eventi, organizzare e farvi il mazzo, trovate un ASD che magari ne organizzi. Se invece a voi non interessa, voi volete soltanto andare in bici e fare gare, trovate un ASD che non si occupi di queste cose. Punto 6, la trasparenza. Le ASD devono chiudere il loro bilancio a zero e reinvestire tutti gli utili a favore degli atleti. Date un'occhiata, parlate un pochino prima di iscrivervi con presidente, tesoriere, eccetera, chiedeteli un po' come si organizzano con i soldi degli sponsor, con l'abbigliamento e con questo genere di cose e già vi fate un'idea se quella è una squadra trasparente oppure meno. Un'altra cosa importante per la trasparenza sono le classifiche. I benefit di cui abbiamo parlato devono essere dati agli atleti in modo oggettivo. O vengono dati a tutti indiscriminatamente e questo ci sta, può andare bene, oppure i benefit devono essere dati in base a dei criteri logici. Ci deve essere una classifica stilata sulla partecipazione alle gare, sui risultati e questi criteri devono essere uguali per tutti. Punto 7. La qualità dell'abbigliamento tecnico che vi danno. Tutte le squadre fanno delle divise, magari ve le danno a gratis. Guardate che siano delle divise buone prima di iscrivervi con quella squadra, perché se vi danno a gratis una, due o tre divise che però dopo un'ora avete i brufoli sul culo, non è bello. Prima di iscrivervi date veramente bene un'occhiata al materiale che vi daranno. Punto 8. La vicinanza geografica della squadra. Avere una squadra vicina, con dei referenti che siano a pochi chilometri da voi, è sicuramente più comodo. Questo punto in realtà è un po' da prendere con le pinze. Ci sono alcune grandi squadre, ad esempio la mia di cui vi parlavo, Rodman Azimut Squadra Corse, è molto grande, ha sede a Torino. Io sono tesserato con loro anche se abito in provincia di Varese, perché è una squadra molto ben organizzata, che dà degli ottimi benefit e che lavora tanto con l'online.
se la squadra si muove bene attraverso le chat, attraverso il sito internet, eccetera, potete anche pensare di iscrivervi a una squadra che non è vicinissima a voi, ma che funziona magari molto meglio di una squadra che avete a due passi. Punto 9, siamo quasi alla fine. La simpatia delle persone che fanno parte di quella squadra. Può sembrare banale, ma invece vi dico che non lo è. Molto spesso magari vi trovate con un gruppo che ha tutta una sua dinamica, che fa le battute che capiscono solo loro, ci uscite e non è molto carino. Prima di tesserarvi a una squadra, fate almeno due o tre uscite con loro. Chiedetelo al presidente, ditegli, ma sì dai, prima di tesserarmi voglio conoscervi meglio, perché è importante capire con chi avete a che fare. Magari questi sono antipatici e durante le uscite, cavolo, poi vi rompete le scatole. Questa è una cosa molto importante, soprattutto se siete uno come me. Io ad esempio sui social sono qua che parlo tranquillo senza farmi problemi, ma quando sono fuori non sono assolutamente una persona così, sono un po' timido e insomma preferisco avere a che fare con delle persone che mi mettono un po' a mio agio, ecco. In Rodma mi sono trovato bene con la mia squadra perché siamo tantissimi, ci sono tanti gruppetti e tra tutti i gruppetti qualcuno di simpatico lo trovi, qualcuno con cui ti trovi bene e alla fine riesce, insomma, salta fuori. Ultimo consiglio, ve l'ho già anticipato, state un po' addosso alla gente. Cioè, prima di tesserarvi, cercate di conoscere il presidente, i dirigenti e tutti i membri della squadra, almeno quasi tutti. Fate qualche uscita con loro, cercate di capire con chi avete a che fare prima di iscrivervi, perché così la stagione la inizierete con una squadra con cui siete sicuri. Se fate una stagione con una bella squadra va tutto bene, fate un sacco di cose, di esperienze, conoscete gente. Se vi trovate con una squadra che invece è un peso e non funziona, alla fine vi fa passare anche la voglia di andare in bicicletta, di fare gare, di fare esperienze diverse. Una cosa, diciamo che è l'undicesimo consiglio extra. Ricordatevi sempre che voi valete. Quello che voi fate per la squadra è importante. Anche se magari non fate gare, pedalate e basta, voi pedalate con la divisa della squadra, portate in giro gli sponsor, il nome della squadra, ed è giusto e sacrosanto che la squadra vi ridia qualche cosa in cambio. Un piccolo benefit, un ringraziamento, qualche cosina del genere è importante, fa bene a voi come atleti e vi fa venire più voglia di andare in bicicletta. Vi dico due cose al volo sulla mia squadra, che è questa, la Rodman Azimuth Squadra Corse. Mi sono tesserato con loro nel 2018 e ho già rinnovato per il 2019. Li ho scelti perché sono molto molto ben organizzati, sono una squadra enorme, siamo la squadra più grande d'Europa con quasi 400 iscritti. Si lavora tantissimo online, per cui si comprano le iscrizioni alle gare, l'abbigliamento, gli integratori, biciclette, accessori, componenti, di tutto tramite uno store dedicato agli iscritti. Ci sono anche degli ottimi sconti. La squadra funziona bene perché ci sono dei referenti, ogni cosa compete ad una persona, c'è un referente per l'abbigliamento, uno per le classifiche, uno per la gara, eccetera. Le classifiche, appunto, ogni cosa, ogni benefit viene dato in base ai risultati e alla partecipazione alle gare, tutto è nero su bianco, ogni settimana le classifiche vengono aggiornate. L'altra cosa bella è che, devo dire la verità, ho trovato delle belle persone, ho conosciuto tanta gente, anche se io sono un po' asociale. In gruppo siamo sempre in tantissimi, in gara alle gran fondo, perché siamo sempre 50-100 persone tante volte, quindi è sempre qualche compagno di squadra intorno e questo fa molto comodo. In gara abbiamo anche l'assistenza, in molte gare ci sono le ammiraglie sul percorso che ci danno da bere, insomma c'è della gente che si fa veramente il mazzo per noi. E niente, questi erano i consigli che mi sentivo di darvi, spero che siano stati utili, spero che troviate una buona squadra per la stagione 2019 e che vi divertiate tanto in bici, perché trovare una buona squadra è un passo fondamentale per vivere bene la bici. Se il video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale e poi date un'occhiata anche a tutti gli altri miei social, oltre che al sito della Rodman Azimuth Squadra Corse. Ciao!